Una strada pericolosa, teatro di incidenti dall'esito mortale. Noi stessi abbiamo documentato direttamente dal luogo dell'ultimo sinistro cui ha perso la vita Renzo Denardi, il 74enne pensionato di Pontebba, deceduto nel violento scontro frontale accaduto nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, che i segnali non vengono rispettati dagli utenti della strada, con la cartellonistica verticale di pericolo che avvisa la pericolosità dell'asfalto viscido, causa la perdita del carburante olio motore, con il limite imposto a 30 km orari. Eppure si sfreccia come nulla fosse, auto, moto e mezzi pesanti sfiorandosi tra loro in questa anomala gara di chi vuole ottenere un 10 con lauda a discapito della propria o della vita altrui. Intanto tutta Pontebba e l'intera comunità della Valle Pontebbana piange la perdita di Renzo Denardi e si stringe davanti alla famiglia colpita da questo grave lutto. Denardi, attivo come volontario e caposquadra della locale protezione civile, descritto da tutti come uomo a cui impossibile non volergli bene. Cordoglio espresso nelle parole del sindaco Ivan Buzzi. Purtroppo ieri ci ha raggiunto questa tragica notizia e siamo tutti costernati da questo episodio grave, insomma, che ha colpito la nostra comunità e la sua famiglia. Era una persona molto attiva nella nostra comunità e questo incidente purtroppo ci ha portato via un valido collaboratore. Pontebba e tutta la valle si prepara a onorarlo nel miglior modo possibile per mantenere viva la sua memoria. Certo, adesso sto tendendo di incontrare i familiari oggi, ho già parlato anche con il coordinatore, con alcuni membri della squadra di protezione civile, stiamo attendendo di capire quando ci saranno i funerali, ma sicuramente saremo presenti con tutti i volontari, insomma ricorderemo la figura di Renzo.